Buongiorno a tutti e bentrovati. Oggi parliamo dei rettili. Vi ho messo anzitutto l'albero dell'evoluzione, per ricordarvi che in che prospettiva ci muoviamo, appunto in una prospettiva evoluzionistica, in cui si ipotizza che ci siano dalle prime forme viventi, organismi cellulari presenti nelle acque marine, si siano sviluppati dapprima i vegetali, fondamentali per il sostentamento di tutti gli esseri viventi in quanto unici produttori sul pianeta, unici produttori del cibo, unici in grado di prendere l'energia del sole e di convogliarle all'interno del ciclo vitale a cui appartengono tutti gli altri esseri viventi. Da queste successivamente abbiamo tutti gli invertebrati, che sono i primi animali che si sono sviluppati, e adesso abbiamo imbracciato, abbiamo in Stiamo percorrendo questo ramo dell'evoluzione che ha portato allo sviluppo di tutti i vertebrati. Vertebrati che sono partiti da vertebrati marini, quindi dai pesci, che sono stati padroni incontrastati per milioni di anni di questo, praticamente tra gli unici abitanti terrestri, tutti gli abitanti del pianeta Terra. Successivamente, quando le condizioni sono state favorevole, i pesci hanno sviluppato la capacità di iniziare a di passare il maggior tempo fuori dall'acqua e si ha, guardando questa immagine sulla destra, lo sviluppo degli anfibi primitivi, che probabilmente erano in grado di camminare all'interno di ambienti acquatici e hanno iniziato a camminare principalmente con le pinne, che poi con l'evoluzione si sono trasformati in veri e propri arti, che sono i quattro arti che sono caratteristici della maggior parte degli anfibi, come abbiamo già visto in precedenza. Un ulteriore passo evolutivo è dato dalla comparsa delle uova con guscio. Si ipotizza che degli anfibi abbiano iniziato a produrre delle uova, non più solamente gelatinose come è tipico di tutti gli anfibi che abbiamo visto, ma con un guscio più coriaceo, un guscio più duro, che poteva essere covato al di fuori delle acque, che erano ricche di predatori, e però rimanendo sempre comunque in un ambiente umido, perché non avevano un guscio come quelle che possiamo trovare ai giorni nostri. Da questi primi, da questi appunto, questi, questa possibilità che avevano gli anfibi di produrre le uova che potessero resistere anche all'esterno, quindi sulla terraferma, ha dato origine ai primi rettili, ai rettili più primitivi, da cui poi si ha lo sviluppo degli uccelli, dei rettili e dei mammiferi, dei rettili moderni e dei mammiferi. Possiamo vedere un'evoluzione, la stessa evoluzione partendo dagli animali acquatici, in formazione degli anfibi. I primi amnioti vuol dire possibilità appunto di sviluppare uova resistenti all'esterno, e da cui poi si ha l'evoluzione in due rami, che sono i sinapsidi e i diapsidi. Il fatto si parla di sinapsidi e diapsidi in relazione a quelle che sono al cranio, possiamo anche andare a vederlo. Se noi digitiamo sinapsidi, troveremo queste immagini che fanno proprio riferimento all'apertura cranica temporale, che nei sinapsidi è singola, mentre nei diapsidi è doppia. Questa appunto è la forma di un cranio sinapside. Mentre qua abbiamo un diapside con una doppia apertura temporale. Dagli anapsidi si sono sviluppati successivamente i mammiferi, che vedete che sono arrivati fino ai giorni nostri. Troviamo queste linee nere che arrivano fino a noi, sono quelli che sono sopravvissuti, con dei rami che si sono estinti in precedenza. Mentre dai diapsidi si sono sviluppati tutti i rettili moderni e anche gli uccelli, che andremo a vedere poi nella prossima puntata. Tra i rettili bisogna considerare sicuramente anche i dinosauri. Dinosauro, la parola dinosauro è molto bella, deriva dal greco deinos, che significa terribile, e sauros, che significa lucertola, proprio per l'impressione che devono aver fatto ai primi ricercatori che hanno trovato i resti fossili di questi
animali così giganteschi e così evidentemente per loro a un primo impatto mostruosi. Lo sviluppo dei dinosauri è avvenuto tra circa 250 milioni di anni fa e 65 milioni di anni fa, erano sicuramente i padroni incontrastati del pianeta e occupavano tutti gli ambienti, l'ambiente terrestre, l'ambiente acquatico e l'ambiente marino. Contemporaneamente, in questa immagine si vede anche lo sviluppo dei mammiferi, che erano presenti già all'inizio dei dinosauri, ma che si sono sviluppati in maniera assolutamente massiva, occupando poi la maggior parte delle nicchie ecologiche del pianeta, dopo a circa da 65 milioni di anni fa in poi, quando c'è stato un evento catastrofico che ha portato alla scomparsa di circa il 70-75% di tutte le specie viventi sul pianeta. Questa grande estinzione di massa, di cui non abbiamo ancora certezze sulla motivazione, però se le ipotesi sono due, quella di uno o più meteoriti di enormi dimensioni che hanno impattato col suolo terrestre e di cui diciamo, esistono delle tracce, nel senso che sono stati ritrovati dei crateri che fanno riferimento a impatti con meteorite del diametro dell'ordine tra i 10 e i 30 km e che potrebbero avere con il loro impatto creato una devastazione pari a centinaia di migliaia di bombe atomiche. Un'altra ipotesi è quella invece che eruzioni vulcaniche abbiano creato anche eruzioni vulcaniche continuative abbiano creato uno sconvolgimento climatico tale appunto da portare all'estinzione 65 milioni di anni fa dei dinosauri e lasciare invece lo spazio perché si evolvessero i mammiferi come forma predominante del pianeta. I rettili hanno delle caratteristiche che possiamo, diciamo, rendere comuni per tutti, tra cui sicuramente, vabbè, il fatto di essere dei vertebrati, dove ci stiamo muovendo in questa direzione, su questo ramo evolutivo. L'altra caratteristica comune a tutti è quella di avere il sangue freddo, sono degli animali eterotermi. Infatti, sono anche molto più diffusi all'interno di ambienti terrestri caldi, mentre in ambienti terrestri come l'Europa continentale vediamo che sono meno presenti numericamente e che sono costretti durante il periodo invernale a attuare diverse forme per riuscire a sopravvivere al freddo, attraverso nascondendosi all'interno di pertugi, andando in letargo, sono diverse, diciamo, le modalità con cui affrontano questa problematica. Altra caratteristica comune a tutti i rettili è il fatto che depongano le uova. C'è però una forte differenza rispetto a quello che avevamo visto nei pesci e quello che avevamo visto negli anfibi, perché in entrambi i casi le uova erano deposte in ambiente acquatico e ricoperte poi dagli spermatozoi rilasciati dal maschio, quindi la fecondazione era una fecondazione esterna. Nel caso invece dei rettili abbiamo una fecondazione interna, gli spermatozoi vengono depositati dal maschio all'interno del corpo della femmina, dove avviene la fecondazione delle uova che vengono covate, che vengono poi, insomma, vengono poi rilasciate in ambiente. E vengono o sotterrate nel caso delle tartarughe o covate o anche abbandonate a seconda del tipo di animale. Se volendo con poche parole ricordarci le caratteristiche comuni a tutti i rettili, sicuramente dobbiamo ricordarci che sono dei vertebrati, dobbiamo ricordarci che sono eterotermi, quindi che sono a sangue freddo, quindi per riuscire a la temperatura corporea si adatta alla temperatura esterna e come abbiamo detto prima sono ovipari, cioè depongono le uova dopo che sono state fecondate internamente. Sull'ovviparità c'è qualche eccezione, come ad esempio tra i serpenti troviamo dei vipere che sono invece ovovivipare, cioè le uova si schiudono all'interno del corpo materno e quindi viene prodotta una prole viva.
Le altre caratteristiche invece possono anche variare. È vero che la maggior parte dei rettili ha quattro zampe, però è anche vero che non hanno quattro zampe, ad esempio, i serpenti. Anche se vedremo che gli antenati dei serpenti invece le zampe le avevano e le avevano e come. La caratteristica del movimento è quello, sì, se vogliamo, di camminare verso terra piuttosto che di strisciare. Ma ovviamente abbiamo delle eccezioni perché, ad esempio, un rettile acquatico come una tartaruga è un ottimo nuotatore, anche se può camminare al di fuori delle acque in maniera sinceramente un po' goffa. Caratteristiche sicuramente invece comune a tutti è il fatto di avere dei polmoni, nel senso che non abbiamo più nessun legame con la respirazione in acqua, come c'erano i pesci e come c'erano nella fase giovanile da girino degli anfibi, hanno solamente i polmoni. E sicuramente li troviamo in tutti nell'ambiente terrestre acquatico e sulla terraferma, mentre non li abbiamo nell'aria. Gli rettili vengono classificati in quattro gruppi, che sono, diciamo, in italiano li conosciamo. Volgarmente li conosciamo come tartarughe, coccodrilli, lucertole e serpenti, e più scientificamente come cheloni, che poi è il nome greco in greco delle tartarughe, i loricati, che significa corpo coperto da una corazza, i sauri, che significa proprio serpente, significa proprio lucertola, e gli ofidi, da ophis, che significa serpente. Queste immagini che invece vedete sulla destra vi fanno vedere un antenato degli ofidi, dei serpenti. Questo è un reperto fossile che risale a circa 110 milioni di anni fa, in cui, se vedete in questo punto e anche in questa zona, si notano degli arti. È un'immagine ingrandita, in questo caso stiamo questa parte. Corrisponde a questa parte posteriore, fa vedere come questo animale, che si può chiaramente identificare come un progenitore del serpente, fosse in realtà un sauro, fosse una sorta di lucertola molto allungata, per cui anche dal punto di vista evolutivo, l'abbiamo visto ad esempio in questa immagine, vedete come ci sia sullo stesso ramo evolutivo siano posti sia le lucertole che i serpenti. Ritorniamo su queste immagini che fanno vedere appunto questa caratteristica. In questo caso, queste zampe che vedete erano zampe di cui sicuramente erano meno utili rispetto a quelle di una lucertola per la locomozione, ma avevano sicuramente ancora una funzione, quindi non erano degli organi vestigiali come si può vedere invece, ad esempio, nella balena che riporta all'interno dello scheletro ancora le vestigia degli arti, appunto, degli arti posteriori che ha perso durante l'evoluzione. Abbiamo finito con i coccodrilli, con tutti i rettili. Io vi saluto e ci vediamo per la prossima lezione in cui parleremo invece degli uccelli che anch'essi derivano, diciamo, da forme molto antiche di dinosauri. Quando hanno iniziato a mettere le piume, hanno iniziato a conquistare anche l'ambiente aereo. Ciao a tutti.